Sono Alfredo Petrini, figlio di Umberto Petrini, socialista antifascista. Il suo ideale mi è stato trasmesso, come del resto è avvenuto tra me e mia nipote Margherita. Mio nonno paterno, Alfredo, del quale io porto il suo nome, nel 1898, dipendente di un'azienda agraria, aprì le porte dei magazzini a che il popolo di Fermo potesse accedere e procurarsi il grano che vi era contenuto. Mio padre, diplomatosi all'Istituto di Fermo, all'Istituto Tecnico, pensando che nella zona di Terni, Narni, ci fosse più possibilità di lavoro, si trasferì a Narni, dove iniziò la sua carriera agli stabilimenti della società Terni. E a questo punto, una notte, e più precisamente la notte che va dal 30 aprile al 1 maggio, essendo andato in piazza a prendersi un caffè, fu avvicinato da tre facenti parte alle squadracce fasciste che andavano manganellando a destra e manca, e lo bastonarono gravemente. In più lo condussero nella sezione del fascio e il segretario continuò a bastonarlo perché forse non erano bastate le altre. La notte che va dal 30 aprile al 1 maggio, mio padre, che era uscito a prendere un caffè, fu preso e bastonato, in quanto non sarebbe dovuto uscire essendo una notte particolare, 1 maggio, festa dei lavoratori. Una volta bastonato lo condussero alla sezione fascista, dove ne ricevette altre dallo stesso segretario, tale Giacanelli. A questo punto, anche poi proseguendo, sempre per il suo pensare, se c'era da collaborare con i partigiani, era sempre a disposizione. I tre che lo bastonarono erano tale Passoni, Bartolini e Faini. Il Faini, come ho detto, fu ricambiato da mio padre. Questo avveniva nei primi anni 30. Dopodiché, però, un giorno mio padre incontrò dal barbiere uno dei suoi manganellatori. Restituì quanto aveva ricevuto, tanto da distruggere anche il salone del barbiere, che però mio padre risarcì. Mi diceva sempre che aveva dovuto
versare tutto lo stipendio di un mese. Non finì là, perché nel corso degli anni era attenzionato. Quando lo portavano in sezione perché non lo avevano mai visto dietro al gagliardetto, o perché non portava il distintivo, o per una cosa o per un'altra, veniva sempre disturbato. Proseguendo, fu preso una volta dai fascisti e condotto nella zona di Terni, più precisamente a Papigno, al comando di Papigno, ma riuscì a fuggire. Stessa cosa, una sera preso dai tedeschi a Narni, portato al comando. Fortunatamente il comando aveva due ingressi, mio padre da uno entrò e dall'altro fuggì. Quindi questo era il suo padre. Trascorsa la resistenza e nel suo luogo di lavoro fece progressi tali da divenire il capo dei servizi elettrici di tutto lo stabilimento della società Terni, stabilimento di Nera Montoro. Era verso il 1950-52 quando gli stabilimenti cominciavano a entrare in crisi e fu chiamato dal direttore, il quale gli annunciò che avrebbero dovuto licenziare due o tre operai. Mio padre rispose: prima licenziate me, poi gli operai, ma se c'è proprio questa necessità, gli operai da licenziare sarò io ad indicarli. Nello stesso tempo, sempre per questioni di lavoro, mio padre era entrato in contatto con grandi complessi milanesi e siciliani. A Milano propose il migliore che lui avesse, Raul Picchioni, un altro quasi di pari valore, lo mandò in Sicilia, a Siracusa, e anche lì in entrambi i casi ha ricevuto complimenti per i personaggi che aveva inviato, e gli stessi ragazzi hanno raggiunto mete particolari nel loro luogo di lavoro. Ancora oggi i discendenti mi ringraziano. A prescindere dagli incontri specifici che ha avuto, come ti ho detto, durante la resistenza, se c'era bisogno di collaborare, collaborava. Il partigiano Gaetano Di Blasi chiese di poter usufruire di una posizione dal tetto della nostra abitazione da sfollati, e infatti ci chiese se poteva piazzare il suo mitra.
sopra il nostro tetto, in quanto da lì era una posizione particolarmente favorevole per poter sparare a alcuni fascisti che sarebbero dovuti arrivare nei pressi di Poggio d'Otricoli. Noi eravamo sfollati a Poggio d'Otricoli e i partigiani frequentavano anche la nostra casa, al punto che il partigiano di Blasi Gaetano ci chiese se poteva piazzare il suo mitra sopra il nostro tetto, in quanto si diceva che sarebbero dovuti passare dei fascisti nella strada Terni-Calvi. E quindi quella era una posizione meravigliosa. Era una posizione meravigliosa dove sarebbero caduti molti fascisti. Purtroppo è stato un giorno intero, ma i fascisti non passarono. A casa, a prescindere da ogni cosa, proprio per l'atmosfera che si respirava, in quanto il genero del proprietario che ce l'aveva, il proprietario che ci ospitava, era il genero, era il capo dei partigiani del Poggio, cioè non proprio il capo, era colui che esaminava i richiedenti di poter far parte della resistenza. Gimmo Leonelli, a questo punto, per questa ragione, un giorno venivano a perquisirci i fascisti, l'altro venivano a perseguirci i tedeschi. I fascisti ci facevano sedere in una panca fuori alla porta di casa, sempre, ricordo, sotto mira, eravamo tenuti sotto mira, sempre con il mitra, e altri entravano e perquisivano. E così avvenne più volte. Ricordo una perquisizione dei tedeschi. Vennero perché, mentre erano lì a fare la perquisizione, e gli altri che erano fuori, mia nonna aveva timore che fossero avvistati dagli aerei che spesso venivano a bassa quota e che era pericolo di essere mitragliati. Mia nonna, un po' con le buone, un po' con le cattive, gli fece capire che sarebbero dovuti ad andar via. Mia nonna Vincenza. A questo punto, per il non capirsi, mia nonna continuava, non direi, ma quasi ad aggredirli. Loro invece ci fecero rientrare in casa e ponevano delle domande, sempre in lingua tedesca. Noi alla domanda che facevano pensavamo che chiedessero se avevamo paura degli aerei che passavano, e noi dicevamo tutti sì, e loro si arrabbiavano ancora, fino al punto che
ci avrebbero presi e portati via. Avrebbero preso tutta la famiglia e portati via, deportati. A questo punto fu necessario l'interprete che è venuto e chiarì la circostanza. Noi pensavamo che ci chiedessero se avevamo paura degli aerei. Loro invece ci chiedevano se eravamo nemici. E allora noi dicevamo sì per gli aerei, loro pensavano che dicevamo sì per che nemici dei tedeschi. Chiarito la circostanza, rimanemmo liberi. Eravamo veramente nemici, ma non certo gliel'avremmo dichiarato in viso. Pensi che lui veniva, andava lì, e quella mattina che è stato qui dalle 8 alle 1, gli alzarono l'aspetto ai fascisti, mi pare che aveva letto che non ricordo, e aveva fatto il mazzano e c'era. Se mi passava, passava. L'uno che si fa. Che vengono sempre uguali.